come ci ha pensato già il maestro? Today, I would like to wish a very, 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 very happy 55th birthday to Laura Dern, nostra mitica, insomma, attrice di feticcio del maestro. Sì, grandissima in tutti i ruoli in cui ha recitato, in particolare per questo ho messo l'immagine del profilo con David Lynch con la mucca, perché quella era una foto e faceva riferimento al fatto che David Lynch voleva insomma fare una petizione affinché lei vincesse l'Oscar come miglior attrice protagonista per Inland Empire. In effetti non aveva tutti i torti. Devo dire, io non l'ho vista in altri film al di fuori di quelli del maestro, ma in quelli del maestro confesso effettivamente è una grande attrice per tutti i ruoli, in Velluto Blu, in Wild at Heart, insomma, appunto in Inland Empire, che effettivamente credo sia proprio una delle più grandi performance di tutta la sua carriera, se non la più grande performance, e poi ovviamente il ruolo di Diane in Twin Peaks. Quindi che dire di lei, grandissima attrice. E se avete visto dei preview all'inizio del video è perché l'anno scorso dedica i due pezzi, uno da Wild at Heart di Angelo Badalamenti, che è Dark Spanish Symphony, di cui consiglio anche l'originale perché è veramente straordinario, e poi Mysteries of Love, che addirittura risale, mia interpretazione che risale a novembre 2020. Comunque Mysteries of Love, ovviamente cantata da Julia Grisi e sempre composta da Angelo Badalamenti, tratta da Velluto Blu, e quindi non credo di poter aggiungere altro su di lei, penso di aver detto tutto.